Ciao a tutti, siamo qui con Davide Buccioni, organizzatore dell'evento del 24 febbraio che si terrà ovviamente al Palazzetto dello Sport e Viale Tiziano. Chiediamo a lui qual è il programma dell'evento. Buonasera a tutti. Beh, il programma dell'evento, la riunione pugilistica è basata su un titolo italiano dei medio massimi. Ori Alcolai sfida il campione d'Agata di un pugile catanese, attuale campione d'Italia dei pesi medio massimi, ha già sostenuto due volte il match per il titolo italiano, quindi questo sarà il suo terzo incontro da campione italiano. È una rivincita dopo un incontro che hanno già sostenuto circa 3 anni fa, se non sbaglio, in quel caso vinse d'Agata, quindi questa del 24 febbraio sarà una rivincita per Ori Alcolai, ormai tesserato italiano, cittadino italiano, un Ori Alcolai che sta andando molto bene, soprattutto in questo ultimo periodo, gli ultimi due match per lui, tutti e due vinti per KO con ottimi avversari, e quindi sicuramente sarà un grande match. Abbiamo visto nel programma anche Ernesti che ritorna e Mirko Ricci. Beh, è una riunione impegnata non soltanto sul titolo italiano dei medio massimi, ma ci saranno ben 4 incontri di sottoclù. Manuel Ernesti rientra dopo la sconfitta contro il derby romano contro Emanuele Blandamura, rientra subito con un pugile di altissimo livello, Rewan Martin, un pugile cubano con 10 incontri all'attivo, 8 vittorie e 2 sconfitte per lui, un pugile che ho visionato, un pugile molto esperto, molto bravo, è un pugile che fa, nel cosiddetto gergo pugilistico, che fa cazzotti, ovvero viene dentro, è un ragazzo che ha molto coraggio, sicuramente un gran match. E il match di Mirko Ricci, anche quello molto atteso? Mirko Ricci al limite dei medio massimi affronta un pugile ungherese, Attila Baran, un pugile che ha 8 match disputati, 6 vittorie e 2 sconfitte per lui. Per Mirko Ricci è soltanto il suo terzo incontro, finora sta andando a 360 all'ora, come si dice, usando un termine d'automobilismo. È un ragazzo che promette molto bene, questo per lui è il terzo match, un'altra prova, un'altra test interessante per il ragazzo che è allenato da Luciano Sordini a Fiumicino. Poi altre due presenze importanti, Angelo Gore e rientro di Adriano Cardarello, Wonderboy, ragazzo che è stato il più giovane professionista italiano, a 18 anni passò professionista con me, è un ragazzo, che dire, il suo record parla da solo, 2 volte campione del mondo junior, 2 volte imbattuto in 10 incontri disputati, dopo un anno e mezzo si ripresenta sul ring. Sono sicuro, ancora giovanissimo, solo 24 anni per lui, sono sicuro che farà del bene al pugilato italiano. È un pugile di livello, è un pugile che ha tutte le qualità per arrivare in alto. Ora vediamo in un match di rientro, questo match di rientro dove combatte contro Ronnie McField, quel Ronnie McField che incontrò anni fa il nostro Daniele Petrucci. Un pugile nicaraguense molto esperto, ottimo record per lui, diciamo per un rientro, non vorrei parlare di un test, ma è un vero match. Perciò ci confermi, 24 febbraio. Per ultimo, scusami. Per ultimo c'è il New Entry per la BBT, Angelo Core, un pugile, un peso welter con 5 incontri disputati, 5 vittorie, quindi un applauso di incoraggiamento al New Entry per il pugilato romano della BBT. Ok, dicevamo allora 24 febbraio, la data confermata? Confermato il 24 febbraio al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. Riempiamo questo palazzetto perché è una grande riunione di pugilato, un grande evento sportivo, ci saranno degli ottimi match, e per sostenere Ori Alcolai, pugile ormai adottato dalla capitale, adottato da Roma, e ho visto tanti tifosi negli ultimi incontri per lui, saranno sempre di più, e sono sicuro che il 24 verrà veramente tanta gente a vedere questi ragazzi. Perciò prenotazioni, conviene prenotare adesso, Green Ticket, numeri di riferimento. Ma lunedì usciranno i biglietti, c'è già tanta richiesta, e questa cosa mi fa solo che piacere, a dimostrazione di un ritorno del pugilato perlomeno romano
Roma fiore all'occhiello rispetto all'Italia pugilistica. Abbiamo tantissimi atleti, tantissimi pugili, tantissimi professionisti, avanti così, avanti con il pugilato. E ripeto, per chi è la prima volta, per chi non ha mai visto la boxe, per chi è la prima volta e vuole venire a vedere il pugilato, l'occasione migliore è quella del 24 febbraio. Ok, ti ringrazio. Allora salutiamo tutti, ricordiamo a tutti il 24, amatori, non amatori, chi vuole del pugilato, sicuramente con Buccioni e con la BBT avremo un grande spettacolo.